Il nuovo treno con Leoni entrato in esercizio sulla Brescia-Parma il 12 settembre è già fermo in officina a Cremona. A denunciarlo, parlando di promesse da campagna elettorale non mantenute, è Dario Balotta di Europa Verde. La fretta di mettere in esercizio i nuovi treni per far vedere che Trenord reagisce alle critiche dei pendolari producendo nuovi treni è servita pochissimo, anzi non è servita niente perché i treni non erano ancora testati e hanno manifestato delle difficoltà operative, soprattutto nel computer di bordo e nel collegamento terra-bordo. E infatti, dopo alcune corse prova, pochissime, e qualche corsa prova con a bordo purtroppo i pendolari, ecco, che hanno già avuto dei ritardi proprio per i guasti a questo treno, siamo di nuovo alle solite, insomma. Si cerca di risolvere i problemi in questo modo qua, ma viene fuori proprio con tutta evidenza l'inefficienza di Trenord, insomma. Una partita di treni che costano 7 milioni l'uno, 28 milioni spesi, sono fermi nel deposito di Cremona, l'unico che ha cominciato a girare appunto non va, avevano già preparato il piano di dismissione delle vecchie 668, le automotrici di 50 anni fa, hanno dovuto fermarlo, quindi non è ancora giunta l'ora del cambio di materiale rotabile e da questo punto di vista la responsabilità è tutta dei dirigenti di Trenord, anche se loro dicono che sono parte lesa, ma Stadler è un'azienda ferroviaria svizzera che lavora benissimo e quindi faccio davvero fatica a pensare che sia un errore di costruzione. L'errore è stato nel voler accelerare prima delle elezioni la messa in circolazione di questo treno e il risultato si è visto, adesso sono tutti in officina.